Ah, sei qui, prete. In nome di Dio e il diavolo, ti scongiuro, risparmia quegli innocenti. Non mi seccare con le tue prediche. Fai il tuo dovere e vattene. Sei ancora in tempo. Le tue mani sono già abbastanza macchiate di sangue. Resta ancora un minuto. Poi torna a Sant'Ana a dire che il diavolo mantiene le sue promesse. La prossima volta avrai più clienti. Se non pagherete il tributo, ne troverai quattro legati a quei pali. Su, allontaniamoci! Presto! Signore, abbi pietà di loro. Fa che le loro anime riposino in pace. Devono aver perso la strada. Certo non sanno dove sono capitati. Non li invidio. Scusate, stiamo cercando un dottore. Abbiamo un ferito. Dove possiamo trovarlo? Anche noi lo cerchiamo. Perché quello che c'era ha preferito cambiare aria. Ma non sapete dove potrei trovarne uno? A 20 miglia da qui, oltre il confine. Se ci arriverete vivi. Non potevano capitare peggio, poveretti. Sentite, Lola, per trovare un medico dobbiamo fare ancora 20 miglia. No, Virginia non ce la farebbe. Dobbiamo fermarci qui. Va bene. Signorina? Cerchiamo un posto dove alloggiare. Ah, e ci sarebbe la mia locanda. No, mi dispiace, non c'è posto. È tutto occupato. Andiamo, giù. Venite. Qui non c'è bisogno di gente come voi. Abbiamo già abbastanza guai in paese. Ma c'è una ragazza malata. Malata, sì, ma nell'anima, come voi, come tutte quelle che conducono la vostra vita. Non vi permetto di usare questo tono. Ma restate pure. Ma ci rivedremo presto. Andiamo. Svergognate. Andiamo. Io apro io una stanza. Mi chiamo Hunter. Questo è il mio locale. Un tempo era famoso in tutta la regione.
Ma gli affari non vanno più come una volta. Gli artisti non si fermano più a Santana. Quanto volete per la stanza? Oh, no, niente denaro. In cambio dell'ospitalità vi esibirete gratis nel mio locale. D'accordo, ma ci serve un dottore. Potreste mandare qualcuno a chiamarlo oltre il confine? Vedete, signorina, nessuno si azzarda a mettere fuori il naso da Santana da qualche anno a questa parte. Però io so che qui in paese c'è qualcuno che si intende di medicina. Ma dici sul serio? Sì, è Rod Strader, che studia per diventare medico. E potresti andare subito a chiamarlo? Sì, sì, vado. Lola, allora che facciamo? Ci fermiamo qui. Da questa parte, sì. Vedrete, una stanza grande sopra il saloon. Scendete, ci fermiamo qui. Andiamo, Virginia, su. Fai piano, ti aiutiamo noi. Dell'acqua, per favore. Louise. Basta così. Non la fate bere. Bagnatele soltanto le labbra. Bene. Allora, che cos'ha? La diagnosi è semplice, malaria. Ne avrà per un bel pezzo. È una forma abbastanza grave. Tornerò più tardi. Grazie, dottore. Non sono un dottore, ma un giorno forse lo diventerò. Chiamatemi Rod. C'è qualcosa di strano in questo paese, perché? Lo capirete presto. Rob, non l'hai mica fatta fuori la biondina, eh? Nonostante il mio intervento se la caverà. So, scappa a casa adesso. Ciao. Rose, che ci fa in paese a quest'ora? Io non volevo crederci. Invece è vero. Vero cosa? Un uccellino è venuto a dirmi che ti sei precipitato a visitare una canzonettista. Una di quelle, insomma. Per un medico esistono soltanto dei pazienti, non ha importanza la loro professione o il fatto che siano donne. Perché hai voluto immischiarti? Non sei ancora un medico. Non è gentile da parte tua ricordarmelo. Tu sai perché non lo sono ancora. Perché non hai voluto accettare l'aiuto che mio padre ti ha offerto. E tu mi rimproveri per questo? Per questo. E perché ancora non mi hai dato un bacio. C'è Rod con te. Quante volte devo dirti, figliola, che non voglio che tu vada a Santana senza una scorta? Credi che la scorta terrebbe lontano il diavolo? Forse no, ma è da sciocchi farsi catturare per un'imprudenza. Non sei d'accordo, Rod? Tuo padre ha ragione, Rose. Sì? Allora sappi che sono andata a Santana per riprendermi il signorino. Sai cosa stava facendo, Rod? No, no, ora andiamo a tavola e mi racconterai tutto con calma. Tu resti con noi, vero, Rod? Grazie, signore. Rod ha fatto bene. Un medico deve occuparsi di chiunque. Naturalmente solo sotto un punto di vista clinico. Avete proprio deciso di farmi arrabbiare voi due, eh? Allora è una congiura, ma io non ci sto al vostro gioco. Che caratterino, eh? Tutta sua madre. Figliolo, francamente se fossi in te ci penserei sopra due volte prima di sposarmela. Seguirò il suo consiglio, don Rodriguez. Quanti soldi avete consegnato al diavolo in questo mese? 50.000, ma il diavolo ne voleva di più. Però siamo riusciti a convincerlo ad accettarne soltanto una parte. E aumentano le sue vittime. Se non si paga, sono guai per Santana. E ora ho l'onore di presentarvi un numero di eccezione eseguito da un artista d'eccezione. Ecco a voi Lola Gay! Scrivi il mio tuo nome sulla mano. Scrivi il mio tuo nome sulla bocca. Scrivi il mio tuo nome dappertutto. Dove tu vuoi, lasciami il colore dei tuoi occhi, lasciami la luce delle stelle, lasciami l'impronta del tuo amore, dove tu vuoi, dove tu vuoi.
scrivimi il tuo nome sulla mano, scrivimi il tuo nome sulla bocca, scrivimi il tuo nome dappertutto, dove tu vuoi, dove tu vuoi. Non c'era bisogno che venissimo a constatare che sono delle peccatrici. Satana è in loro, nelle loro anime e nel corpo di quella svergognata. Mica fesso, Satana. È una vergogna. Non sei taroa, sicura di te, sicura di te. Dobbiamo cacciarli di qui, sono marce. Andiamo, piantatela, fateci godere in pace questa grazia di Dio. Questo non è posto per noi, andiamo. Scrivimi il tuo nome sulla mano. Tu subito a casa. Scrivimi il tuo nome sulla bocca. Scrivimi il tuo nome dappertutto. Dove tu vuoi. Portatela fuori. Molto bene, padre. Chi sta cantando nel salone? Non lo so, ma sembra che si stiano divertendo. Dopo ci divertiremo anche noi. Adesso diamo fuoco a questa baracca. È il diavolo. Sì, sì, è stato il diavolo che le ha dato a fuoco, sì, lui! Ehi, gente, avete sentito? C'è il diavolo là fuori! Sei tu la stella dello spettacolo? Perché hai interrotto? Su, canta. Io non prendo ordini da te. Se vuoi che canti, di per favore. Fermo. Per favore, signorina. Va bene così? Così stanotte sarai, ne sogni con me, ne sogni con me. Signorina! Signorina, i miei ringraziamenti. Che aspettiamo? Andiamo a spegnere il fuoco. Sì, presto, andiamo. Andiamo, presto. Nessuno reagisce. Nessuno tenta di opporsi. Ma di che razza sono gli uomini a Sant'Anna?
Deve esserci un motivo. Rod lo ha fatto capire. Anche Rod non lo capisco. Quel bambino, Pablito, lui sì che è in gamba. Ha dato una lezione a tutto il paese. Buonasera. 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 Virginia, come stai? Nessun miglioramento. Il polso è più regolare. Va meglio. Ma ci vuole tempo, eh? Hai chiesto da bere. Che cosa devo fare? Solo quando le date il chinino. Appena un sorso. Va bene. Brutta serata. Anche per voi, eh? Già. C'è una cosa che non riesco a capire. Perché a Sant'Anna c'è il terrore? Sì, d'accordo, c'è quel bandito e la sua banda. Però anche voi, se vi uniste. Ma noi, Lola, siamo uniti proprio nel terrore. E da anni. È una storia lunga e dolorosa. Voi direte, il diavolo è un uomo come tutti, no? È un pazzo sanguinario. Ci tiene in pugno perché lassù nel suo covo tiene prigionieri degli ostaggi. Se qualcuno si azzardasse a muoversi, li ucciderebbe tutti. Capite ora? C'è anche la vostra famiglia? No, ma si sono dissanguati per pagare le taglie che lui ci impone. È per questo che non ho potuto continuare i miei studi. Ci sono i vecchi, donne e bambini. Ma perché non cercate di liberare quei prigionieri, allontanando il diavolo dal suo covo? Quando si muove lascia delle sentinelle. Gli ostaggi non avrebbero scampo. Le strade del diavolo, salire il ranch, distruggere la banda. No. È molto facile a dirsi, Lola, ma non si può. È ancora lui ad essere il più forte. Dobbiamo aspettare. Qualche tempo fa tentammo di ribellarci, ma fu una catastrofe. È stato allora che il diavolo si portò via gli ostaggi. Buonanotte, Lola. Padrone vuole vederti. T'ha invitata al suo ranch. E se io non volessi venire dal tuo padrone? Verrebbero su loro a rinnovarti l'invito. Lola, sta tranquilla, torno presto. È venuto il dottore? Non ancora.
Lola, vengo anch'io. No, tu non sei invitato. Come mai da queste parti? Sei ancora in collera con me? Io non sono una banderuola. Sono venuta qui per informarti che il diavolo ha ospiti nel suo rifugio. Una donna, una canzonettista. Si chiama Lola, mi pare. La rapita? No, mio caro. La signorina Lola vi si è recata spontaneamente a cavallo. C'è gente pronta a giurarla qui a Sant'Anna. E sei venuta per dirmi questo? E tu? Non hai niente da dirmi? Io sto curando Virginia Blakey, non l'anima di Lola Gay. Potevi anche risparmiarti questa passeggiata. Rod! Rod, io... Lola Gay, grazie d'aver accettato il mio invito. Vi do il benvenuto alla cima a nome di Larry Stink. Larry Stink, avete detto? Esatto, Larry Stink. Anche se a Sant'Anna mi chiamano il diavolo. Ma ditemi, Lola, ho l'aspetto di un diavolo? Se è così, devo ammettere che siete un diavolo irreprensibile. Credetemi, non è affatto vero quello che dicono di me. Avete visto quanta gente mantengo quassù? State parlando degli ostaggi di Sant'Anna? Ostaggi è una parola grossa. Volete dire che quella gente potrebbe andarsene quando vuole? Quando voglio io, certo. Prego. Accomodatevi. Immagino che vi siate chiesta cos'è che mi ha fatto meritare l'appellativo di El Diablo. Un tempo avevo grandi progetti per Sant'Anna. Che progetti? Una ferrovia, per esempio, che arrivasse fino al confine. Ma nessuno ha voluto cedermi i terreni. E così ho dovuto confiscarli. E cosa avreste dato alla gente in cambio degli espropri? La ferrovia, ve l'ho detto. Di cui sareste stato l'unico proprietario. E così non mi sembra un grosso affare per quelli di Sant'Anna. Siete in gamba, Lola. Ma ora, a parte gli scherzi, vorrei farvi una proposta. Se è conveniente come l'affare della ferrovia, non mi interessa. Perché non vi trattenete nel ranch come mia ospite per qualche giorno? Anche se volessi, non potrei. Non posso lasciare la compagnia. Ho il mio lavoro io. Quando voglio una cosa, io me la prendo. Non è il sistema migliore per conquistare qualcosa. Lo sai che succede a chi mi resiste? Resta con me e sarai ricca, Lola.
Sarai la padrona qui. Non sono in vendita. Sai che con un cenno potrei distruggerti? Sei tu il più forte. Puoi tenermi prigioniera come gli altri ostaggi. Ma con le buone maniere otterresti di più. Ti voglio, a modo mio o a modo tuo, purché ti abbia. Diamo tempo al tempo. Perché non torni al salone a trovarmi? Danzerei soltanto per te. E chi mi dice che mi aspetterai? Tu sei il padrone. Se fuggissi, sapresti come trovarmi. Voglio crederti. Salverò. Buongiorno. Devo parlarvi. Della vostra amica? La febbre ha cominciato a scendere? Mi spiace che non mi abbiate trovato in casa, ma non sono qui per parlare di Virginia. Beh, non vedo che altro potremmo dirci. Perché questo tono ostile? Cosa vi ho fatto? No, a me niente. A voi piuttosto. Avete saputo che ho visto il diavolo nel suo covo? So solo che ci siete andata spontaneamente. Tutto qui. Sì, ci sono andata. Ma ero scortata da Paco e da due brutti ceffi. Questo lo chiamate spontaneamente? Il diavolo non è tipo da lasciar sfuggire nessuno dalla sua tana. E voi siete qui. E basta questo per condannarmi. Non è la prima volta che incontro uomini come il diavolo. Ce ne sono dappertutto. Ce n'era uno anche al mio paese. Io avevo solo 8 anni. Non lo dimenticherò. Dai, levala, vieni, tira forte. Tira, tira. Buoni, buoni, che adesso ci divertiamo. Forza, ragazzi. Facciamo come al tiro a segno, eh? Facendo, porta a casa un bel regalino. Tira, tira. Tira, così, guarda questo, eh. Ora altro tiro. Era un tipo crudele come il diavolo. Sterminò la mia famiglia. Restai sola al mondo. E da allora imparai a difendermi dai prepotenti. Ecco perché sono andata da lui. Non capisco. Ora so qual è la strada che conduce alla sua tana. Ho scoperto dove tiene gli ostaggi. Ho spiato dove sono le sentinelle. Ma ho fatto di più. Cosa? Ho persuaso il diavolo a venire al saloon coi suoi uomini. Io li terrei occupati nel saloon e voi potreste... Volete far massacrare gli ostaggi? Ma no, lasciatemi finire, vi prego. Potreste circondarlo, farlo prigioniero e rilasciarlo soltanto in cambio degli ostaggi. E il diavolo tornerebbe a gettarsi su Santana come una iena assetata di sangue. No, è un progetto pazzesco. Nessuno oserebbe tanto. È assurdo. Ma che razza di uomini ci nascono, Santana? Venite con me, lo vedrete coi vostri occhi. Eccoli,
gli uomini che nascono a Sant'Anna sono morti tutti giovanissimi. C'è anche mio fratello Chris, là in mezzo. Ma forse avete ragione voi. Che vita è mai questa? Andiamo via. Io non resisto. Io vi ho esposto la situazione. Forse è il momento opportuno per tentare. Don Rodriguez potrebbe intervenire con i suoi contadini a darci una mano. Un momento, Rod. Per me questo piano fa acqua. E poi finora il diavolo mi ha lasciato in pace. Gli pago le sue quote. Ma su questo si potrebbe anche passare sopra. È che è un'impresa assurda. Rodriguez ha perfettamente ragione. Il diavolo ha occhi dappertutto qui a Sant'Anna. Prenderà le sue precauzioni prima di chiudersi nel mio locale. Assalirlo significa condannare i nostri che lui tiene come ostaggi. No, io non ci sto. Allora, non abbiamo da dirci altro. Scusatemi per il tempo che vi ho fatto perdere. Arrivederci. Ma che cosa gli ha... Ma non si rende conto del pericolo? Da soli non riusciremo mai a farcela. E il diavolo è più forte. Ma andiamo, sarebbe una pazzia. Forse ha ragione Rosa. Cosa? Ah, niente, stavo pensando. Ehi, Rosa! Hai avuto troppa fretta, figliola. Stammi a sentire. Io non so cosa tu abbia per la testa, ma sembravi convinto poco fa. Io non mi fido di quella gente, ma qui siamo soltanto tu e io. E ti dico che verrò con i miei uomini al saloon stasera. Sarà una magnifica sorpresa per il diavolo. E poi succeda quel che deve succedere. Vi avevo giudicato male. Vi chiedo scusa. A stasera. D'accordo. Sei meravigliosa. Sono in forma stasera. Poco fa ho parlato con Rod e mi ha dato una bella notizia. Che ti ha detto? È un segreto. Mi ha fatto giurare che non ne avrei parlato con nessuno. Neppure con noi? Virginia! Ah, che gioia risentire la tua voce. Mi sento molto meglio, sai. E io mi sento divinamente. Canterò e danzerò come mai prima d'ora. Stasera devo essere irresistibile. Voglio incantarle tutti. Che ho la vita facile, che ho la vita facile, uno come te, uno come te, che non conosci lacrime, non ha diritto di vivere, uno come te. Tu non cerchi nessuno, non credi a nessuno, non ami che te. Ma nel giorno del pianto, a darti una mano, nessuno verrà. Uno come te, che ha la vita facile, che ha la vita facile. Uno come te, uno come te, uno come te. Che cosa c'è? Qualcosa che non va? È che non sono abituata a cantare e a ballare davanti a così poca gente. Aspetterò che arrivino i tuoi uomini. Non avrai pubblico, mi dispiace. I miei uomini devono tenere gli occhi bene aperti stasera. Ho ordinato loro di non muoversi. Ma io credevo... Che fossi sciocco?
Mi hai sottovalutato. Chi ti ha dato il permesso di entrare? Se non foste armato, non fareste tanto il gradasso. Soddisfatto? E i vostri angeli custodi? Resteranno immobili come stanno. Doveva essere una festa. E va bene. Adesso la festa è finita, ma solo per questa sera. Avremo modo di rivederci noi due. Quando vorrete. Signorina. Andiamo. Venivo a cercarvi. A cercarmi? Perché? Che è successo? Rod mi ha detto di dirvi di tornare indietro, di non venire più a Sant'Anna, perché è pericoloso. Va bene, ora torna a casa, vai. Contrordine! Si torna indietro, ragazzi! Continua così, presto resterò disoccupato. Potrei sempre fingere, non vi pare? Non con me. L'avete fatto con Lola ed Helen. Dite, da quanto tempo vi portavate la febbre addosso? Da 15 giorni. Non volevo compromettere lo spettacolo. Che sciocca sei. A noi importa solo che tu guarisca. A domani. Arrivederci, Rob. Finalmente se ne vanno quelle carogne. Non ve la prendete troppo, Helen. Presto potrete andarvene anche voi. Vedrete. Era così felice, Lola. Prima che... Sì, lo so, Helen. Ma le cose non vanno sempre secondo i nostri desideri. Thank you.
ci siamo lasciati suggestionare da quella ragazza e abbiamo sottovalutato l'avversario. Quel bandito fa onore al nome che porta, è il diavolo. Dai retta a me, figliolo. L'unica nostra speranza è il governo. Ho ricevuto un messaggio stamattina. Dicono che appena potranno ci manderanno un distaccamento di truppe. Soldati? Se il diavolo venisse a saperlo, distruggerebbe Sant'Anna e li farebbe trovare di fronte a un mucchio di cenere. Non abbiamo altra scelta. Ora ti lascio, sta arrivando un diavolo in gonnella. Rose, ti prego, non me lo strapazzare troppo il mio futuro genero. Ciao, Rose. Vieni, Rod, ti devo parlare. Tutta Sant'Anna mi ride dietro. Battersi per una ballerina da quattro soldi. Non è come credi tu. E poi io mi sono battuto solo per me stesso. Ma il coraggio per opporti addirittura al diavolo. Te l'ha dato lei, perché non l'ammetti? E se così fosse, meglio una donna che ti incoraggia che una che non ti stima. A questo punto, Rod, io ti chiedo, che hai intenzione di fare del nostro matrimonio? Non ho voglia di correre. Ecco tu. Allora vuoi dire che non mi ami? No, voglio dire che non ci si conosce mai abbastanza. Lo credi tu? Per me sei come un libro aperto. Ti leggo fino in fondo. Ti accompagno? No, non voglio. Rob, non tirare troppo la corda. Potrebbe spezzarsi. E non è detto che sia io a cadere.
Eccolo! Andiamo! Dategli l'acqua. Rosa ha sentito gli spari. Sei fortunato, figliolo. È stato il diavolo? Paco e altri due li ho uccisi. Sono giù, al passo della morte. Bisogna seppellirli subito, per impedire che il diavolo venga a saperlo. Voi tre svelti, andate a seppellirli. Ma mi raccomando, cercate di non lasciare nessuna traccia. Rod, scusami, vorrei... Potrebbe... Non è il momento ora, siamo allo scoperto. Andiamo. Sì, andiamo. Questi sono i due. Andiamo a cercare il terzo. Rod Strader, il dottorino. Maledetto. Guardati da lui. È svelto. Cos'è? Raduna gli ostaggi nel magazzino. A Sant'Anna qualcuno ha deciso di alzare la testa. Ebbene, giuro che farò cadere quella testa. Andiamo. Perché non accetti l'invito di mio padre? Resta qualche giorno con noi. No, servirebbe solo a mettervi nei guai. È il primo posto in cui il diavolo verrà a cercarmi. Paco era il suo braccio destro. Lo capisci? I miei uomini non sono tornati. Deve essere successo qualcosa. Ho mandato Peter a cercarli. Ma cosa può esservi capitato? Devo andare via da qui. Restando non faccio che compromettervi. No, no, Rod. Thank you.
Carlo! Luisito! Andate a prenderlo, presto! Vanno verso la casa di Rod. Non li ho mai visti scatenati in questo modo. Maledetto paese, ma perché ci abbiamo messo piede? Io non resisto, vado a parlare. Non lo fare nulla. Quello non è un uomo, è una beva. Ma cosa vuole ancora da Santana? Bandina! Bandina, sorella! Dov'è vostro figlio Rod? Non lo sappiamo, ve lo giuro. Non fare il furbo, avanti, parla! No! Non lo so dov'è, lo giuro, non lo so! Va bene, allora ti darò una rinfrescata alla memoria. La corda! No! Lasciatelo! No! No! Allora, dove si nasconde quella carogna che porta il tuo nome? Avanti! Padrone, padrone! I tre che hanno ucciso sono uomini di Rodriguez. Jessica li ha riconosciuti. Rodriguez osa attraversarmi la strada. Bene, andiamo a fargli una visita. Non vi illudete, ci rivedremo presto. Non ho chiuso ancora i conti con voi. Andiamo! Nel fiore degli anni e dell'innocenza. Avete proprio deciso di lasciarvi sterminare tutti quanti? Voi avete il dovere di difendere la vostra vita e quella delle vostre famiglie. Quel bambino ha fatto quello che voi non avete mai osato fare. Vi ha dato una lezione di coraggio. Vi ha dimostrato che non siete degni di chiamarvi uomini. Siete solo un branco di vigliacchi. Ebbene, è arrivato il momento di riscattarvi. Avanti, dimostrate a voi stessi e ai vostri figli che siete ancora degli uomini. E il diavolo tornerà presto. Ma io conosco il suo rifugio, cogliamolo di sorpresa. Non pensi agli ostaggi? È proprio a loro che penso. Forse vi stanno aspettando e si domandano perché la gente di Santana li ha abbandonati. Io vado a liberarli. Ha ragione. È ora di farla finita. Veniamo tutti con te, Lola. Prendiamo le armi e andiamo a liberare gli ostaggi. Sì, andiamoci. Abbiamo passato la battaglia. Andiamo! 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 Una parte verrà con me, gli altri rimarranno qui a proteggere il paese. Non perdiamo tempo, via! Vai, John, da questa parte! Presto! Su, coraggio, svelti, svelti! Andiamo a prenderli!
Chiama il tuo padrone, svelto! Rodriguez, il diavolo sta venendo qui. Che succede? Ti vuole prendere, Rod. C'è stato un massacro, sembra impazzito. Brucerà Sant'Anna se non mi consegno subito prigioniero. Ma che dici? Penseremo noi a nasconderti. È diretto qui. Lola invece insieme agli uomini del villaggio sta andando al suo rifugio per liberare gli ostaggi. Andrò ad aiutarli. Voi impegnateli il più a lungo possibile. D'accordo, figliolo. Ci penseremo noi. Buona fortuna. Inchiodarci qui, ma noi non cadremo nella trappola. Torniamo al ranch, presto! Fuoco a volontà!
suonata la tua ora. Questa volta non mi scappi. Mi dispiace tanto, ma non sono d'accordo. Andremo insieme all'inferno. Prendete un fucile, ma non so adoperarlo, figliolo. Il risultato è lo stesso. Attenti, arriva qualcuno. State pronti. Allora, fermi. Ringraziarti per tutto quello che hai fatto. Venendo tutti al saloon stasera ad applaudire. Ma certo! Questa non mi serve più, padre. Ci saremo tutti stasera, vero, signor Brown? Sì, certo. Grazie, Lola, grazie. Bene. Ragazzi, questa sera dopo la vera a tutti. E Lola ballerà solo per noi. Sì, ma lasciatela riposare adesso. Avete tutta la notte per fare baldoria. Lola! Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Swing low, sweet chariot, come for to carry me home. Well, I looked over the door, and what did I see? Come for to carry me home. I saw a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot.
come for the caravan. Come on, children, swing low, sweet chariot. Come for the carry me home, swing low, sweet chariot. Come for the carry me home. If you get there before I do, come for to carry me home. Just tell my friends I'm coming too. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry. Sing out the chorus. Swing low, chariot, coming for to carry me home. Sing, children, swing low, sweet chariot, coming for to carry. One more time, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Hai visto Rod? Non è venuto. Sentite, amici, domani è un altro giorno per Sant'Anna e d'ora in avanti ogni giorno sarà un giorno felice. E questo miracolo lo avete compiuto voi perché avete ritrovato voi stessi. Ecco, io non trovo altro da dire. Brava, 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 brava. Grazie, grazie. Lola Gay, vi devo chiedere scusa. Da tutto questo ho imparato una cosa. Nessuno ha il diritto di giudicare gli altri. Bene, niente convenevoli. Io e i miei amici abbiamo una sorpresa per voi. Forza, Blin. Ora vedrete. Non si apre. Lola, prendi la colt. Oh, questo è il tesoro di Larry Stink, detto è il diavolo, è il frutto delle sue rapine e mi sembra giusto che diventi roba vostra. Ma una parte vorrei che andasse a Don Pedro perché possa ricostruire la chiesa. Ascolta, forse possiamo ancora intenderci noi due, anche se la corda si è spezzata. E sono stata io a cadere. Non lo pensi anche tu? E cos'è che dicevi? Resta con noi, Lola! Vi ringrazio, amici, ma credetemi, non posso restare. Io ho il mio lavoro che mi aspetta. Non posso abbandonarlo, ma comunque vi ringrazio. Hai sentito, Rod? Se ne va. Domani noi potremo cominciare una nuova vita. Se vuoi possiamo trasferirci altrove, in una grande città, dove tu potrai diventare medico, come desideri da tanto tempo. Balla, Lola! Sì, sì, balla, balla, Lola! Va bene. Scrivi il tuo nome sulla bocca, scrivi il tuo nome dappertutto.
pronta del tuo amore. Dove tu vuoi, dove tu vuoi, così stanotte sarò sicura di te, sicura di te. Così stanotte sarai nei sogni con me, nei sogni con me. Devo delle scuse, signorina. Perché? Perché sono l'unica che ancora non l'abbia fatto qui a Sant'Anna. Ciao. C'è Lola! Ferma! Va bene! Rallentando. Perché ci hanno fermato, Lola.